Buongiorno amici, un salutone dal vostro Adobora. Allora, volevo andare subito avanti con il secondo libro sul transurfing di Vadim Zelan, intitolato Il fruscio delle stelle del mattino, e precisamente parlarvi del capitolo intitolato La visualizzazione del processo. Proviamo a risolvere questo compito. Supponiamo che il vostro scopo finale sia quello di arricchirvi. Per raggiungere questo fine, praticate la visualizzazione di una cassaforte piena di pacchi di banconote. La visualizzazione viene effettuata secondo tutte le regole del terzo gruppo e per un periodo di tempo sufficientemente prolungato. Domanda: cosa succederà e quando? Risposta: non succederà mai niente. Potete praticare giorno e notte, fino alla fine dei vostri giorni, ma non succederà niente lo stesso. Nella migliore delle ipotesi potrete vedere più spesso delle cassaforti piene di soldi, ma solo al cinema. Le probabilità che troverete un tesoro o vincerete alla lotteria sono molto scarse. Conviene puntare sulle probabilità. Potete chiedervi: ma come? Nei miei pensieri apro continuamente la cassaforte con le mie mani, tiro fuori i miei soldi, li scelgo, li accarezzo ancora un po' e li lecco. La visualizzazione del terzo gruppo, infatti, non è un film. Cosa devo fare ancora? E come la mettiamo con l'onnipotente intenzione esterna? Il fatto è che dal punto di vista del transurfing, qui sono stati commessi due errori. Il primo errore è che la cassaforte con i soldi non può essere il vostro fine. I soldi sono solo un attributo, non sono nemmeno un mezzo e per nessun motivo possono essere un fine. Ma dei vostri fini parleremo dopo, non è il caso ora di anticipare questo tema. Il secondo errore è che la concentrazione dell'attenzione sul fine ultimo, a meno che non sia rimasto un passo per raggiungerlo, non vi fa in nessun modo avanzare verso il fine. Certo, la sfera del benessere si amplia e l'intenzione esterna fa progressivamente il suo lavoro, ma voi così facendo non l'aiutate minimamente. Bisognerebbe muovere almeno le gambe. Non si vuol dire che occorre anche agire. Ora qui discutiamo solo della visualizzazione. Finora l'esperienza quotidiana vi suggeriva che se volevate raggiungere i vostri fini occorreva convogliare tutti i vostri pensieri e le vostre aspirazioni in quella direzione. Ora bisogna dimenticarsi di questo. Come vi avevo promesso, il transurfing funziona incondizionatamente, ma perché ciò avvenga bisogna rinunciare alle rappresentazioni comuni e accettarne delle altre, incredibili dal solito punto di vista. Proviamo a definire la differenza principale della visualizzazione secondo il transurfing dalla visualizzazione comunemente intesa. Come è noto, la concentrazione dell'attenzione sul fine è il desiderio. La concentrazione dell'attenzione sul movimento che porta al fine è l'intenzione. In qualità di forza motrice di qualsivoglia azione agisce l'intenzione e non il desiderio. Per questo motivo vi muove al fine non la contemplazione del fine stesso, ma la visualizzazione del processo di movimento verso il fine. La realizzazione dell'intenzione è un processo, non la fissazione su un'immagine. Il fine stesso è certamente una parte dell'immagine rappresentata. Tuttavia, l'attenzione si fissa sul processo di movimento verso il fine, mentre il fine stesso si trova solo sullo sfondo del movimento. La visualizzazione del fine stesso si differenzia dalla visualizzazione del processo del suo raggiungimento allo stesso modo in cui il desiderio si distingue dall'intenzione. Il desiderio non fa niente. Ritorniamo ancora all'esempio del braccio. Immaginatevi di voler alzare un braccio. All'inizio pensate che volete farlo e a quello che ne risulterà, cioè il braccio alzato. E ora alzatelo proprio. Nel primo caso funziona il desiderio e non si fa niente. C'è solo la constatazione del fatto del desiderio stesso e la visualizzazione del fine, il braccio alzato. Nel secondo caso agisce l'intenzione e peraltro lo fa per tutto il tempo in cui il braccio compie il movimento. Durante questo processo per fine si sottintende ciò verso cui si aspira, ma l'attenzione è concentrata proprio sul processo.
In fin dei conti, per fare qualche passo non è sufficiente semplicemente desiderare e immaginarsi già nel punto di destinazione. È necessario muoversi, cioè eseguire un determinato processo. Tutto ciò sembra un ragionamento triviale, ma guardate un po' a quale conclusione si arriva. La visualizzazione del fine è un lavoro del desiderio e per questo motivo il fine non si avvicina di un passo. Ne viene fuori un movimento a vuoto. Nel transurfing si esegue la visualizzazione del processo che porta al fine. Ecco, in questo caso agisce l'intenzione, perciò il fine verrà raggiunto prima o poi. Il movimento verso il fine non avviene tanto velocemente, così come succede durante un sogno, ma il movimento comunque c'è ed è piuttosto percettibile. Dopo che avrete letto l'ultimo capitolo, imparerete praticamente a vedere il movimento per le linee della vita. Qualunque cosa facciate, se si tratta di un processo lungo, vi aiuterà a visualizzarlo. Questo genere di visualizzazione è particolarmente utile in ogni tipo di creazione, quando lo scopo finale non ha ancora connotati precisi. Che cosa si intende per visualizzazione del processo? Supponiamo che stiate lavorando su un oggetto d'arte e non sappiate ancora bene che cosa dovrà venire fuori alla fine. Però vi sono note le qualità che vorreste attribuire all'oggetto. Negli intervalli di lavoro provate a immaginare come l'oggetto perfezionandosi sempre di più. Ecco, oggi avete finito alcuni dettagli della vostra opera e domani intendete aggiungervi dei nuovi ritocchi. Immaginate come di volta in volta la vostra creazione si trasformi. Voi le aggiungete nuove caratteristiche ed essa diventa un capolavoro sotto i vostri occhi. Siete soddisfatti, presi dal processo creativo, la vostra creazione cresce insieme a voi. Potrete inventarvi da soli, senza fatica, il metodo di visualizzazione più adatto al caso concreto. Il segreto sta nel fatto che non bisogna semplicemente contemplare il proprio oggetto, ma immaginarsi il processo di nascita e di crescente perfezionamento. Non bisogna immaginarsi come l'oggetto. Supponiamo che si tratti di un'opera artistica, si disegni da solo, si modelli, si costruisca. Siete voi che l'avete creato. Esso si perfeziona nelle vostre mani. L'uomo crea la sua opera e l'ammira nello stesso tempo. Illustrano bene questo concetto le premure di una madre che alleva il proprio figlio. Essa lo nutre, lo mette a dormire e si immagina come il suo piccolo cresca di giorno in giorno. Lo cura, lo ammira e conferma a se stessa quanto egli diventa bello. La madre gioca col figlio, lo istruisce e si immagina che il suo intelletto si sviluppi sempre di più, che presto andrà a scuola. Come vedete, non si tratta di contemplazione di un risultato, ma di una creazione con contemporanea visualizzazione del processo creativo. E così, amici. Bello questo esempio della mamma. La madre non segue semplicemente la crescita del figlio, ma si immagina come egli si sviluppa e come diventerà. Se la vostra creazione è un programma di computer, immaginatevi dopo il lavoro come esso diventi più efficace e comodo. Ecco, domani aggiungerete dei dettagli nuovi e il programma sbalordirà tutti. Se lavorate su un progetto commerciale, immaginatevi come vi vengano in mente nuove idee geniali. Ogni giorno fate proposte interessanti e singolari. Seguite il vostro progetto nel suo dispiegarsi e persuadetevi di come diventi progressivamente un modello di professionalità. Se lavorate sul vostro corpo, fatelo crescere come una madre col proprio figlio. Immaginate come il vostro corpo acquisisca gradualmente forme perfette. Curatelo, allenatelo e immaginate come alcuni muscoli si sviluppino e altri si tonifichino. In ogni singolo caso visualizzate il processo, osservate in che modo la vostra creazione si avvicina alla conclusione. La semplice contemplazione del risultato finale amplia praticamente la sfera del benessere, e ciò non è poco. Ma
praticando la visualizzazione del processo di movimento verso il fine, accelerate notevolmente il lavoro dell'intenzione esterna. Se ancora non sapete in che modo il vostro fine potrà essere realizzato, non preoccupatevi e continuate a praticare tranquillamente e sistematicamente la visualizzazione della vostra diapositiva. Quando il fine entrerà pienamente nella sfera del vostro benessere, l'intenzione esterna vi lancerà la variante giusta. Non serve agitarsi, cercare spasmodicamente i mezzi per raggiungere il proprio fine. Sbarazzatevi dell'importanza e fidatevi della corrente delle varianti. Non guardate la diapositiva, ma vivete in essa. Allora vi muoverete istintivamente nella direzione giusta. La visualizzazione del processo, però, non è tutto. La realizzazione materiale dello spazio delle varianti è inerte, come la resina. Per questo motivo il passaggio si dovrà effettuare gradualmente. Ammesso che non possediate l'intenzione esterna del Messia. Gradualmente significa non solo ininterrottamente, ma anche per tappe. Qui sta il segreto di un'altra particolarità della visualizzazione secondo il transurfing. Bene amici, e per questo capitolo è tutto. Che dire, se volete mettete un like al video e anche sempre se volete iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere sempre avvisati di ogni nuovo video in uscita sul canale. E ricordatevi sempre che vi voglio un mondo di bene e ci vediamo al prossimo capitolo. Non mancate. Ciao!